Si è svolto nel fine settimana il congresso dell'MPA di Raffaele Lombardo a Catania al fine di analizzare in particolare la posizione del movimento e che vede nel suo delfino agrigentino onorevole Roberto Di Mauro la presenza al governo regionale presieduto da Renato Schifani. Lombardo si è detto disponibile a una sua candidatura al 10%, ma per una rappresentanza a consigliere di quartiere, mentre vedrebbe un giovane vigoroso e forte alla poltrona di Palazzo degli Elefanti. Il centrodestra è spaccato a Catania, la fuga in avanti della Lega che ha lanciato la candidatura di Valeria Sudano a primo cittadino è avallata dal premier Salvini, affermando come sia la migliore figura per guidare una città straordinaria come Catania. La designazione anticipata non è piaciuta però al leader catanese Lombardo, auspicando una concordia tra gli alleati nella sua scelta. Ma anche il partito della Meloni vuole la poltrona, forte di una tradizione di centrodestra alla guida catanese negli anni passati. In attesa anche Forza Italia, che esordisce il nuovo coordinatore Caruso, che ha sostituito Gianfranco Miccichè alla guida del partito di Berlusconi. Mentre la DC di Totò Cuffaro si smarca dalla coalizione se non si troverà la quadra all'interno dello schieramento di centrodestra. All'incontro al tavolo della coalizione ha partecipato l'esponente dell'MPA catanese, il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso. Sindaco, oggi è un momento importante con questo congresso che porta decisioni che riguardano il Movimento per l'Autonomia in vista delle prossime elezioni amministrative. Il rilancio del Movimento per l'Autonomia, un leader che vuole assolutamente mettere mano a quella che è la forza autonomista che nel corso di questi anni ha cambiato la storia della Sicilia, liberi da quelle che sono le nostre convinzioni, siamo riusciti a riprendere quello che era un cammino e oggi avrà la possibilità Raffaele Lombardo di poter dire la sua sul Movimento per l'Autonomia e su tutte le elezioni amministrative dei comuni della Sicilia. Ecco, per quanto riguarda la situazione generale, un suo giudizio, visto che comunque sembra essere una fase transitoria, anche molto intensa, in cui il dialogo appare l'unica soluzione per trovare la quadra? L'unità è fondamentale per quanto ci riguarda, la coalizione è un valore, già governiamo la regione, ci saranno le ragioni per governare insieme anche Catania. Quali sono le sue riflessioni al momento? In riferimento alla situazione a Catania, no? Per l'elezione del sindaco, in questi ultimi giorni sono registrati parecchie novità e anche colpi a sorpresa. No, direi di novità nessuno, ognuno fa la propria proposta politica. Per quanto riguarda i colpi a sorpresa, immagino che vi riferite ai manifesti dell'onorevole Sudano, ritengo che c'è una riflessione interna alla Lega, perché la sera prima l'onorevole Tardino, che è il segretario regionale della Lega, ha sottoscritto un documento con noi che si ragionava sul candidato sindaco e abbiamo appunto rinviato a venerdì prossimo quella che è la riunione unitaria, quindi non credo che la proposta di Valeria Sudano è una proposta che poi andrà da sola, ragionerà insieme a noi su quello che è appunto il valore dell'unità. Potrebbe creare spaccature o divergenze? Ma questo non dipende da noi. Noi riteniamo che invece il centrodestra deve essere assolutamente unito, se poi qualcuno pensa di fare da solo. Sono assolutamente cose che non riguardano la coalizione. Sono l'assessore all'energia e ai rifiuti, che sono poi tra i problemi più significativi con cui tutte le amministrazioni locali devono fare conto. Onorevole Roberto Di Mauro. Grazie a tutti voi. Non c'è dubbio che, parlando di una situazione facile che abbiamo affrontato con la serenità di chi è stato amministratore per tanti anni, ha la consapevolezza che i servizi pubblici locali non debbono essere un malato perenne, ma debbono essere affrontati con decisione e determinazione. Che risultato l'abbiamo avuto? Stiamo nel prossimo mese di aprile a definire il percorso per il servizio idrico integrato come quello di Siracusa. E recentemente i vari incontri che si sono svolti con l'SRR,